Zoppas, allora, lei prende in mano, si può dire così, no? Un glorioso marchio che sta in un mercato che è famoso quanto difficile e che per quanto ci riguarda, quando riguarda l'Italia e non solo l'Italia, sta tutto concentrato lassù, no? Ha detto, non lo so se lo sapeva o meno, ma ha detto una cosa molto interessante. Marcolin è un marchio, nonostante produca, disegni, distribuisca per altri marchi. Questo secondo me è il più grande valore che io ho trovato nell'azienda in cui sono andato. Cioè che è marchio di suo? Sì, nel senso che quando si dice il nome Marcolin, Marcolin vive comunque di una vita propria, nonostante appunto lavori in un mercato dove il tipo di business è basato su licenze, quindi tipicamente si lavora su marchi di terzi, disegnandoli, producendoli, distribuendoli a livello mondiale, sole, vista, c'è tutta la catena, però questo valore è basato su un fatto specifico, che è la qualità, che era la qualità in particolare del disegno e della produzione, che è esattamente l'area che io non ho toccato da quando sono entrato in azienda. Quando è entrato in azienda? Nel 2012. Nel 2012. Marcolin ha avuto varie vicende, c'era la famiglia originale, c'era no? Famiglia Marcolin, certo. La famiglia Marcolin, poi sono entrati dei soci forti che hanno portato dei buoni contatti, certo. No, il settore conta se uno c'ha Tom Ford, tutte le cose. Poi siete arrivati voi, no? Sì. Con quale missione, diciamo, anche se non... Ma diciamo che l'entrata di PAI, che è oggi il nostro socio di maggioranza, che è un private equity francese, era basata fondamentalmente sulla visione di un settore vecchio, tutto sommato, per dei motivi che potremmo anche vedere, comunque era un dato di fatto, e che si riteneva fosse di fronte a un consolidamento, cosa che puntualmente sta avvenendo, perché la realtà è che se ne guardiamo il settore, l'industria degli occhiali, a volte c'è anche un po' troppa enfasi rispetto a quanto sta andando bene, perché poi in realtà gli ultimi dati ci dicono che va bene, ma come dicono i finanziari è un low single digit, cioè questo 2-3% di crescita, che non vuol dire che stia proprio avendo un boom, e all'interno di questo però c'è una grandissima lotta per, diciamo così, sottrarsi fette di mercato. Mercato in consolidamento che... È una gara molto italo-francese, come sappiamo, sia per... No? Sì. Diciamo che... E anche intra-francese, certo. Io ho una certa abitudine a lavorare con i francesi, visto che con PAI lavoro da 13 anni. E poi ultimamente, diciamo, ci sono state anche delle evoluzioni che hanno portato ulteriori francesi per noi sulla scena, con la joint venture che abbiamo fatto con il gruppo LVMH. E andando al punto che dicevo prima, però, che secondo me è molto importante... Io penso che 6-7 anni fa, prima che PAI entrasse, c'è stata una sorta di spartiacque. Questo settore veniva da una specie di ubriacatura che era dovuta al fatto che il mercato ancora beveva più o meno tutto e c'era stato un grande recupero di marginalità attraverso le produzioni fatte in Cina. Poi è successo un po' di tutto, nel senso che il mercato ha cominciato a entrare in contrazione, la Cina non è diventata più interessante, non è stata più interessante come era, il dollaro ha cambiato le prospettive di marginalità, e di fronte a questo si è passati da un approccio sul mercato, io dico da centometristi, a un approccio da fondisti, nel senso che nella visione che noi abbiamo, noi pensiamo che nel giro... Fondisti è anche un doppio senso, certo. Sono arrivati molto i fondi anche. Anche perché abbiamo trovato i fondi che ci hanno aiutati a far fondo, e in questo io penso che nei prossimi 5 anni non tutti saranno sulla scena, e questo secondo me è anche un fattore positivo. Ecco, la vostra joint venture con LVMH lei ha citato, e quanto è risposta alla decisione di Kering di andare in proprio, diretto? Quanto ha risposto? Sì. Ma io penso che sicuramente questi gruppi si guardino l'un l'altro, è abbastanza normale, perché poi dopo alla fine si scontrano sul mercato che è lo stesso, però è ovvio che si guardano. C'è una differenza fondamentale però nell'approccio, io lo dico per i fatti. L'approccio che ha avuto Kering è stato basato sostanzialmente sul prodotto e sul marketing, mi lasci semplificare così. Per noi invece il pilastro di tutta l'operazione, di nuovo mi perdoni la banalizzazione, ma è la fabbrica. Noi abbiamo costruito una fabbrica nuova. Dove?
giusto di fronte al Marcolin a Longarone. Ecco, cioè, vedi caso. Giusto di fronte al Marcolin a Longarone. E una cosa che mi ha veramente fatto piacere è che nell'ultimo hanno una sorta di comitato esecutivo in LVMH che si occupa di tutti questi business collaterali e quelli dei brand. Quando io ho fatto vedere la fabbrica mi hanno chiesto se era un rendering. Io ho detto no, non è un rendering, è proprio la fabbrica. E mi ha detto no, ma come? Sono passati 8 mesi. Cioè, noi le cose le facciamo. Ecco, una cosa che ho sentito oggi che mi è piaciuta molto, nella quale mi ritrovo, è che io dico anche noi veneti, dopo siamo noi italiani, ma mi passi anche un po' di regionalismo, le cose le facciamo. Adesso questa cosa dell'autonomia state alzando la cresta in una maniera pazzesca. Visto che ho cercato anche adesso un po' di mettere la zeppa, no? No, però al di là delle battute, io penso che quello che ci viene riconosciuto è esattamente il fatto di essere capaci di fare le cose, e questa è la differenza che sicuramente c'è tra i due gruppi. Perché, cioè, in un'era in cui tutto avviene, ha sentito prima Eugstadt che parlava di come tutto anche all'interno avvenga in un dialogo virtuale, perché la fisicità di quella zona prevale sempre su tutto? In realtà ormai tutto si potrebbe fare ovunque, perché? Ma io penso, mi è piaciuto molto la relazione che ha fatto prima l'autorista di Pasquantonio, quando ha parlato dei motivi per i quali noi italiani e il Made in Italy sembra avere questa unicità al mondo, che è il fatto di vivere all'interno della bellezza. E non è una cosa banale, perché io viaggio per lavoro e devo dire che qualunque viaggio io faccia, tranne magari casi che possono essere molto particolari, di grandi città europee soprattutto, vedo più cose antiche e belle nella strada che io faccio da casa mia a Longarone, sono 30 chilometri, che non quelle che vedo in viaggi di migliaia di chilometri negli Stati Uniti, piuttosto che in Cina o piuttosto che in questi paesi qui. Cioè, per noi è connaturato vivere nel bello, e la cosa che è interessante... E questo influenza sì. Anche una produzione in una sì, spazio fisico. Perché dietro c'è anche proprio tutto un tema di artigianalità e di tradizione dell'artigianalità, perché il bello non è una cosa che è destinata a pochi. Il bello è una cosa che se uno vive è per tutti, quindi è per il designer ma è anche per l'operaio. Noi abbiamo all'interno della nostra struttura produttiva, cerchiamo di spingere le persone a essere creative e quindi a trovare anche nuove modalità di lavoro, e anche che non sono necessariamente le modalità che devono essere efficienti, sono anche delle modalità per fare le cose più belle, e vediamo che ci sono dei risultati che vengono applicati proprio dal fatto che le persone hanno una tradizione. I francesi usiamo questo termine, che è savoir-faire. È così, cioè. Per voi, per Pai, è strategico, è di lungo termine? Quanto pensa di stare? Lei ha detto quasi con i lucciconi, 30 chilometri per andare là. È la prima volta che lavoro vicino a casa, in realtà. Quindi è un fatto puramente casuale. Stiamo bene. Dice. Poi, ho 60 anni, la legge Fornero mi impedisce di andare in pensione per almeno, non so, 10, 15 anni, 20, non lo so quanti, perché è un gioco, è una rincorsa tutti infinita. La colpa. È il nuovo vado a prendere le sigarette, la legge Fornero. Diciamo che io personalmente spero di starci più possibile. Poi, se io guardo la storia dei loro investimenti, loro sono degli investitori di medio lungo periodo, quindi sono 5-7 anni, e che vuol dire che ce ne sono almeno altri 2-2,5, però poi la finanza è mutabile, e quindi... Senta, Kering, voi con Elbemash, Luxottica, c'è spazio... Luxottica gioca in Champions League, quindi... Luxottica gioca in Champions League, non li guardo. E voi dove giocate? Così, noi giochiamo, noi siamo... In Europa League? Adesso siamo lì, ma siamo... Insomma, stiamo cercando di insidiare le posizioni degli altri, sempre facendo, cioè più che parlando vogliamo fare. Che volete fare, ci piace volete molto. Fare... Vogliamo fare le scarpe agli altri. Così torniamo. Quindi scarpe, fare lo Zanotti dei... Le voglio chiedere ancora questa cosa, è una mia impressione o quel gioco delle licenze come estensione estrema di brand che fanno tutt'altro, quel gioco lì sta finendo, si sta smorzando molto? Io non la penso così, le spiego anche perché, no ma le dico, lei che la motivazione, ci lavora, io certo, sono solo uno che guarda. Certo. E è la motivazione per la quale ad esempio noi abbiamo spiegato perché possono convivere la joint venture con LVMH e Marcolin.
Ci sono dei gruppi, uno è Kering, uno è VMH, ma direi che sono i due più importanti, che hanno un portafoglio che permette loro di vivere da soli l'esperienza dell'occhiale. Ci sono dei marchi di grandissima importanza che non hanno però la scala per fare questo. Quei marchi dovranno sempre trovare un porto nel quale andare per farsi gestire questo accessorio importantissimo nello stile di un brand, e noi riteniamo che Marcolin abbia tutti, beh, lo stai già dimostrando in molti casi, ma abbia anche tutti gli elementi per poter con questi brand espandere ancora di più il suo business. Non è per tutti, proprio per una questione di scala, poter essere autonomi, e questo è un settore che ha delle barriere all'entrata, e qualcuno che ha provato ad andare da solo si è fatto male e è tornato indietro, che ha delle barriere all'entrata grandissime. Sono barriere tecnologiche, perché bisogna saper fare iniezioni, saper gestire acetati, saper gestire metalli, e poi c'è un tema distributivo che è importantissimo, perché se non si ha la massa per poter andare in tutti i mercati, con un monobrand il rischio è rimanere isolati al proprio paese. Di diventare preda? Noi? No, quelli che rischiano. Sì, certo. C'è qualche preda appetitosa? E voi pensate, potete pensare con VMH a prede? Beh no, io penso che VMH faccia la sua strada e farà la sua strada sui suoi marchi. Diciamo che noi come Marcolin ci guardiamo in giro e pensiamo di avere tutti gli elementi e le esche giuste per poter andare a buttare l'amo dentro all'acqua e vedere poi se viene su qualche pesce interessante. Ecco, che tipo di pesci le piace? Ma beh, non le schiodo niente, l'ho già capito. Dovremmo andare avanti 2 ore. No, ma guardi che è semplicissimo. Cioè, io penso che come diminuirà il numero dei player sul mercato, automaticamente diminuirà il numero dei brand. Questo per me è automatico. Quindi... E io penso che quelli importanti rimarranno pochi, che sono quelli che hanno veramente una presenza mondiale, una versatilità, sole vista, un posizionamento molto chiaro sul mercato, e quelli sono i riferimenti. Mi hanno detto che abbiamo un girone di recupero e vediamo il video in conclusione. Mi hanno fatto capire questo. Cioè, ho capito che in realtà era stato deturpato. Era fallito. All'inizio era fallito. Era fallito, eh? Allora, possiamo fare Marcolin Chuck seconda. Intanto grazie. Proviamo. A Gianni Zoppas. Grazie a voi.